Attenzione poracci, perché questa volta c'era il trucchetto. Francesco ha riconosciuto JJ e Jeff, ma in realtà la risposta non è proprio corretta. Questo è il titolo della versione occidentale, mentre quella che vi ho mostrato è l'edizione giapponese. E Brusil, ancora una volta, è il più veloce di tutti ad azzeccare il titolo esatto. Con le risposte mi avete fatto spaccare, il parallelismo con Berlusconi ci stava tutto, ma Hermenegildos giustamente fa notare come tutti gli ultimi giochi di solo risposte sbagliate rientrino all'interno del Game Fart Ultimate. Chissà, questo periodo m'è presa così, non posso farci niente. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a supporo continuo. Quella di oggi, indovinate un po', sarà una puntata ricchissima. Stiamo infatti entrando nel periodo delle tre, anzi, della Summer Game Fest, e le premesse si fanno sempre più interessanti. Poi ci sono novità per quanto riguarda l'emulazione sul PlayStation Plus, purtroppo non tutte incoraggianti, e inoltre dobbiamo discutere di un'aspra critica che è stata mossa al modello Game Pass. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a disdire tutti i servizi in abbonamento e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Abbiamo finalmente una data di uscita per l'atteso videogioco che vedrà come protagonista Gollum, direttamente dall'universo narrativo del Signore degli Anelli. Le cose però hanno preso una piega che purtroppo sta diventando sempre più comune. Il gioco fu annunciato 3 anni fa, sull'onda dell'entusiasmo per una next gen che ancora doveva svelare le sue carte. Da quel marzo 2019 ne è passata di acqua sotto i ponti, l'hype intorno a Gollum si è un po' ridimensionato e la next gen deve ancora ingranare. In ogni caso, il gioco uscirà il 1 settembre 2022 su console e PC. Vi ricordate che c'era anche una versione prevista per Switch? Beh, anche per Gollum questa è stata rimandata e non uscirà in contemporanea con le altre piattaforme. Sembra quasi ci sia bisogno di un hardware più potente per far girare certi titoli sulla console ibrida di Nintendo. Vabbè, le conclusioni traetele voi. Uno dei titoli più sfigati dell'anno è stato sicuramente Horizon Forbidden West, che dopo un'infinità di rimandi è stato pubblicato a ridosso di Elden Ring, che era tipo il gioco più atteso del secolo. Completamente oscurato dalla produzione From Software, il gioco di Guerrilla Games sta però vivendo una sorta di seconda opportunità, visto che a mesi dal suo lancio ufficiale, Horizon Forbidden West è tornato a dominare le classifiche di vendita nel Regno Unito. Tutto merito di un nuovo bundle di PS5 che mette in un unico pacchetto la console e la nuova avventura di Aloy. Speriamo che questa accoppiata riesca a far conoscere a un pubblico quanto più ampio possibile uno dei giochi più impressionanti dell'anno. E a proposito di giochi impressionanti, c'è ancora qualcuno che crede nel progetto Beyond Good and Evil 2? A quanto pare, almeno Ubisoft sì, visto che continua a ricercare personale per lavorare su quello che viene definito come uno dei progetti Ubisoft più ambiziosi di sempre. Sarà, ma sono almeno 5 anni che il gioco è in pre-produzione. Dal 2019 sono terminati gli update su progressi dello sviluppo e a settembre 2020 il director Michel Ancel ha lasciato Ubisoft, lasciando scoperto Beyond Good and Evil 2. Poracci, secondo voi rivedremo mai in azione questo sfortunatissimo titolo? E quanti di voi hanno giocato al primo? Quello sì che era un grande action adventure. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Nonostante quest'anno non si terrà formalmente nessun E3, il mese di giugno sarà comunque ricco di eventi e manifestazioni legate al mondo dei videogiochi. E anzi, lo scenario che piano piano si sta venendo a costruire è molto più incoraggiante di quanto abbiamo visto l'anno scorso. In fondo l'industria impara dai suoi errori. Durante l'estate 2021 abbiamo avuto un giugno ricco di eventi che in realtà erano in sovrabbondanza, tanto che molti degli appuntamenti estivi sono risultati ridondanti, privi di contenuti e non meritevoli di essere guardati. Alcuni tra i più grandi publisher
hanno messo in piedi per il 2021 dei digital event che si sono rivelati dei grandissimi buchi nell'acqua. Ancora ricordo con una certa ansia la noia provata durante la conferenza di Square Enix o la totale inutilità dello showcase di Capcom, dove praticamente non fu mostrato nulla. La notizia incoraggiante è che Jeff Keighley, il leader mediatico del settore e anche l'organizzatore della Summer Game Fest, l'evento che rimpiazzerà a conti fatti l'E3, ha dichiarato che nell'industria si è discusso molto a riguardo e sembra che quest'anno le cose andranno in una direzione diversa. Gli appuntamenti di giugno si concentreranno in meno eventi e tanti publisher di terze parti, piuttosto che fare un evento improprio, con tutte le difficoltà del caso che consistono nel dover riempire 30 minuti di presentazione, metteranno i loro contenuti a disposizione dei grandi publisher. Una strategia che andrà incontro a tutti quanti. Microsoft avrà così di che parlare una volta superata la delusione del rinvio di Starfield, Sony magari potrà usufruire di Square Enix e Final Fantasy in un PlayStation Showcase e Nintendo potrebbe tirare fuori un Direct pazzesco, da una parte chiudendo gli ultimi mesi lasciati scoperti a fine anno con qualche annuncio a sorpresa e dall'altro contando sul supporto di publisher esterni come Capcom, Square e Bandai per confezionare una presentazione devastante. L'anno scorso per me hanno vinto tutto con l'annuncio di Dread. Secondo voi riusciranno a superare in epicità il Direct di giugno 2021? Che aspettative avete per questa presentazione? Ma bene, torniamo a parlare di emulazione in casa PlayStation, perché ora che il nuovo PlayStation Plus è disponibile solo in alcuni mercati asiatici, abbiamo importanti conferme riguardanti l'emulazione e non solo di questo nuovo servizio in abbonamento. E purtroppo non tutte queste sono incoraggianti. C'è una lista completa di tutti i giochi che vanno a comporre l'offerta divisa nei tre livelli di abbonamento, ma in realtà c'è da aspettarsi che in Occidente questo catalogo verrà quantomeno raddoppiato, visto che nel post di presentazione venivano promessi almeno 400 titoli tra giochi PlayStation 4 e PlayStation 5, mentre nel Plus di Hong Kong ce ne sono circa 200. Inoltre in questi mercati non è disponibile lo streaming dei giochi PlayStation 3, quindi il tier massimo viene addirittura venduto a un prezzo più economico. Insomma sì, ci si potrebbe aspettare qualcosina in più da questa lista, soprattutto per quanto riguarda i classici, ma di definitivo non ha nulla, bisognerà aspettare la release occidentale. Però c'è una cosa che ha fatto indispettire molti, anzi sono due le cose. È stato confermato che tutti i classici PS1 girano nella loro versione PAL a 50 Hz, anche nelle regioni NTSC, una scelta incomprensibile che va a ripetere lo stesso madornale errore commesso con la PlayStation 1 Classic. Spiegandolo proprio al volo, i giochi PAL erano meno fluidi e a volte presentavano delle bande nere che schiacciavano l'immagine. Si trattava di conversioni fatte alla bella e buona che tradivano quale fosse il mercato principale che veniva preso come riferimento. E per intenderci, con tutte le critiche che gli si possono muovere, addirittura Nintendo è riuscita a garantire la presenza simultanea delle ROM Nintendo 64 sia in versione PAL che NTSC, lasciando agli utenti la scelta di quale versione utilizzare. E ce ne vuole per riuscire a fare peggio di Nintendo quando si parla di emulazione, non trovate? Inoltre è stato confermato che i titoli PS3 non supporteranno i DLC, tagliando fuori così importanti porzioni contenutistiche dai giochi in streaming. Mi ricordo che in quegli anni i publisher si sbizzarrivano con i contenuti a pagamento e prendete Asuras Wrath, che aveva il vero finale nascosto dietro un DLC. Tra obbligatorietà dello streaming e omissione dei DLC, il catalogo PS3 sembra la parte più deludente dell'offerta, un vero peccato visto che sono sicuro sia anche una delle più importanti per gran parte dell'utenza. Comunque, speriamo che Sony riesca a risolvere al più presto, perché a parte queste criticità, che non sono affatto da ignorare né da sottovalutare, il nuovo Plus per ora si presentava come un punto d'accesso clamoroso a quasi 30 anni di storia del videogioco. Quindi Sony, fai la brava e non fare la Nintendo della situazione. Ci vuole veramente poco. E chiudiamo poracci con uno spunto di riflessione e mi raccomando voglio sapere la vostra nei commenti. Ed Fries, uno dei volti che partecipò al lancio della prima Xbox e che dal lontano 2004 non lavora più con Microsoft, ha dato un giudizio molto aspro su quello che è il modello Game Pass. Fries è infatti spaventato dal modello Game Pass e ritiene che potrebbe diventare estremamente dannoso per l'industria, arrivando ad avere lo stesso impatto che Spotify ha avuto sul settore
musicale. Per Fries, Spotify ha letteralmente devastato il mercato, allontanando gli utenti dal concetto di acquisto e provocando un dimezzamento degli introiti totali. Sempre per Fries, il parallelismo per ora non regge, visto che Spotify genera oltre il 65% dei guadagni complessivi dell'industria, mentre il Game Pass solo il 4% dei mercati occidentali, confermandosi ancora come una realtà minuscola e poco influente. Però, per Fries, c'è sempre il rischio che la cosa prenda piede e diventi una forza in grado di distruggere un mercato da miliardi di dollari. Quello che è ottimo per i consumatori non necessariamente è un bene per l'industria, e l'ex di Microsoft vede nel Game Pass una grande minaccia alla sopravvivenza del settore. Ovviamente questo è solo uno dei punti di vista da cui si può approcciare la faccenda. C'è chi vede nel modello degli abbonamenti a pagamento e delle versioni free con pubblicità un'alternativa legale che è stata in grado di ridurre enormemente l'incidenza della pirateria. Chi inoltre fa notare come sia molto diverso il modo in cui si consuma il medium videoludico rispetto alla TV e alla musica. Mentre potenzialmente possiamo ascoltare centinaia di canzoni in un solo giorno, l'utente medio gioca e finisce meno di un gioco al mese, e per questo difficilmente il Game Pass potrà diventare un'alternativa in grado di soppiantare il singolo acquisto. E poi c'è tutto il discorso se il modello sia sostenibile o meno, se le grandi produzioni single player che non sono in grado di monetizzare tramite un supporto continuo possano rientrare dei costi di sviluppo anche senza i 60 euro d'acquisto, o se altrimenti le produzioni, tramite l'inserimento nel catalogo di un Game Pass, giovino di riflesso di una diffusione senza eguali che altrimenti non sarebbe stata possibile. E intanto però molti utenti si stanno disiscrivendo dal Game Pass dopo il rinvio di Starfield, perché il modello buffet, binge gaming, alla fine non è che interessa proprio a tutti. Voi poracci, cosa ne pensate delle dichiarazioni di Ed Fries e come vi ponete di fronte al Game Pass, il Netflix del videogioco? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele Binge. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Sono nudo. Qui stiamo per aprire l'OnlyFans. Cos'è? Cos'è sta roba? Un po' di contenuti.